Dopo appena 10 giorni dal recupero della gara di andata, Pineto e Agnonese si ritrovano di nuovo una di fronte all'altra in una gara che mette in palio punti importanti per entrambe. Uno squalificato per parte nelle due formazioni, nell'Agnonese non c'è Caputo, fermato per 2 giornate dal giudice sportivo, al suo posto a difendere i pali della porta granata Carriero, fermato Galeano nel Pineto, sostituito a centrocampo da Baldinini, assente anche l'infortunato Esposito, a dettare i tempi a centrocampo e Paoli, con Milincleri che agisce tra le linee. Molisani ospiti partono subito forte e sfiorano il vantaggio dopo appena 9 minuti dal fischio d'inizio di Liotta di Castellammare. Pejic pesca Sapone in buona posizione, l'aggancio e la girata del numero 9 che fa tremare il palo. Brividi per i padroni di casa che rischiano anche al 13esimo, quando Sapone in versione assistman trova il filtrante per Amaia, ma Mercorelli riesce in qualche modo a disinnescare. La gara si sblocca al minuto 14 grazie al lampo di Milincleri che riceve da Romano e con una gran botta dal limite batte Carriero per l'1-0 pinetese alla prima vera occasione per i biancazzurri. Passa solo un minuto e i locali sfiorano anche il raddoppio con Minnozzi che dalla distanza spedisce fuori di poco con la sfera che sorvola il 7. Il Pineto cresce e sembra poter controllare disinnescando le fonti di gioco molisane. Al 33esimo ancora Minnozzi, questa volta su punizione, sfiora il palo. Si va così al riposo sull'1-0, ma in avvio di ripresa, dopo neppure un giro di lancette, l'Agnonese riporta il risultato in parità sfruttando un disimpegno errato della difesa biancazzurra, sul quale si avventa Amosù che di controbalzo supera Mercorelli e fa 1-1. Prova a inserire forze fresche Pomante, al 10esimo entra Ciarcelluti per Minnozzi, ma è ancora Milincleri a dare il là all'azione del nuovo vantaggio pinetese al 18esimo, servendo nell'area piccola Romano che nel mucchio trova il tapin vincente e riporta in vantaggio i suoi. Ma al 21esimo l'autore di gol e assist è costretto a lasciare claudicante il terreno di gioco. Al suo posto entra Bugaro. I locali gestiscono bene la contesa con l'Agnonese che dopo la fase iniziale perde di intensità. Al 32esimo della Quercia taglia tutto il campo con un traversone sul secondo palo per Mastrippolito che tutto solo spreca clamorosamente la rete del possibile 3-1. Ma l'appuntamento col gol è solo rimandato di qualche minuto. Al 42esimo infatti, sugli sviluppi di un calcio piazzato, Mesisca costringe Carriero al miracolo, ma l'estremo granata nulla può sul tocco sotto misura di Bertolo che fissa il risultato definitivo sul 3-1. Al triplice fischio può partire la festa dei biancazzurri che dedicano la vittoria a Renato Brocco, il presidente di tante battaglie, scomparso proprio un anno fa. Marco Pomante, dopo l'1-1 dell'andata, oggi una prestazione ottima da parte della squadra, arriva questo 3-1, sei soddisfatto? Sì, sono soddisfatto. Prima di rispondere alla tua domanda vorrei fare una dedica speciale alla vittoria di oggi al nostro ex presidente Renato Brocco che è venuto a mancare un anno fa. Io lo ricordo benissimo, per me rimane... Era una grande persona, era un grande tifoso del Pineto e è anche giusto oggi dopo questa vittoria dedicare la vittoria a lui perché sicuramente dall'alto sarà molto felice. Per quanto riguarda la partita, è stata una partita sofferta però giocata bene. Io sapevo il valore dell'Agnonese, io la classifica non la guardo perché anche 10 giorni fa ci ha messo in difficoltà. L'ha fatto anche oggi, però oggi sinceramente siamo stati bravi a reagire dopo l'1-1 loro e siamo stati bravi poi a chiuderla, soffrendo però l'abbiamo chiusa e l'unico rammarico è che forse potevamo essere un po' più luci in qualche ripartenza nel chiuderla prima. Ma è normale che un po' di riposo ci fa bene sicuramente, ci farà bene perché non era facile giocare oggi, poi giocare mercoledì, però è normale che poi riparti domenica e ricontivi un'altra volta la stessa tarantella, però sappiamo che, lo dico sempre, sappiamo da 2 mesi il nostro futuro, sappiamo quello che ci capita, sappiamo che dobbiamo giocare tutte queste partite ravvicinate, è normale non giocare mercoledì col Castelnuovo, un po' ci fa riposare, ci permette di lavorare una settimana normale, quindi sono contento, diciamo, dai. Di far rifiatare i ragazzi. Presidente Silvio Brocco, possiamo dire finalmente sfatato il tabù agnonese, avevi predicato concentrazione dopo l'1-1 dell'andata, è arrivata questa bella vittoria, sei soddisfatto oggi della prestazione? Sì, io sono molto soddisfatto, al di là della vittoria
Comunque vedo, ecco, domenica in domenica, oppure ogni partita che affrontiamo, veramente una squadra determinata, una squadra di valore. C'è il rammarico perché sicuramente, insomma, per tutte le situazioni negative che abbiamo subito, potevamo sicuramente dire anche noi qualcosa di più. Ci credi ancora nei play-off? Beh, se i play-off si dovessero fare, perché no? È un obiettivo che comunque è legittimo raggiungerlo, poi vediamo sul campo. La famiglia Pineto Calcio ci teneva particolarmente alla vittoria di oggi, perché oggi il Pineto Calcio ricorda uno dei suoi grandi presidenti e la vittoria è sicuramente dedicata a lui oggi. Sicuramente, è totalmente dedicata a Renato, al nostro grande amico, storico, nonché appassionato, passionale del Pineto, lo ricordiamo sempre con grande piacere. E chiaramente quando vediamo le partite la domenica ci manca la sua figura, la sua persona, nonché la sua presidenza storica, quindi noi più giovani come dirigenti, come presidenti abbiamo preso tanto da loro, da Renato, da Don Peppe, da tutti quelli che sono stati veramente dei grandi del Pineto Calcio.